Buonasera a tutti gentili telespettatori, questa sera parliamo di beach volley e direi se parliamo in Italia di beach volley, in particolare femminile, il primo nome che ci viene in mente è quello di Greta Cicolari. Per anni ha militato in diverse formazioni di serie indoor prima di dedicarsi full time alla beach volley insieme a Marta Menegatti, una coppia storica della nostra pallavolo, del nostro beach volley. E abbiamo questa sera proprio ospite Greta Cicolari. Buonasera Greta, ben trovata. Buonasera a voi. Due parole brevissime per illustrare, per chi non lo sapesse, il tuo curriculum: medaglia d'oro ai campionati europei, quinta alle Olimpiadi di Londra, quinta ai campionati del mondo 2013, medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo. Insomma, tante soddisfazioni prima di passare, forse tuo malgrado, agli onori della cronaca per altri motivi, ma di questo parleremo. Io ti ricordo anche come giocatore indoor, purtroppo ho visto con qualche anno, una carriera brillante, ricca di soddisfazioni, poi è scoppiato, spiegaci tu, come e quando questo amore per il beach volley? Ma ho iniziato a giocare a beach volley nel 2008, un po' per scherzo e un po' perché quell'estate non ero stata convocata per la nazionale indoor, che è sempre stata la mia prima passione. E giocando un po' per scherzo, durante la stagione successiva di pallavolo, pensavo sempre di più al beach. E poi nel 2009 è arrivata la chiamata dell'allora Neo CT e ho detto vabbè, provo i primi 2 mesi, tanto non mi costa nulla. E da lì poi non ho più lasciato. E hai abbandonato l'attività indoor, chiaramente. Al di là della vittoria degli europei, credo che l'esperienza più divertente, più stimolante, più gratificante sia stata quella di Londra, delle Olimpiadi di Londra. È anche un tatuaggio che ricorda queste Olimpiadi, anche per lo scenario unico, no? Almeno per quando abbiamo visto in televisione di quell'esperienza. Ma sicuramente Londra è il ricordo principale, è stata l'esperienza penso più bella della mia vita sportiva, anche se in questi 4 anni e mezzo ho vissuto veramente tante bellissime esperienze. Cosa ti ha appassionato in particolare del beach? Ma il giocare all'aria aperta, io penso che sia una cosa stupenda e non dover più mettere scarpe. Io odiavo le scarpe, odio tuttora giocare con le scarpe, quindi mettere i piedi nudi anche nella sabbia, bagnata, al sole, le condizioni climatiche, i viaggi. Comunque sono una persona a cui piace molto viaggiare e il beach mi ha permesso di visitare tantissimi posti nel mondo che non avrei mai visto probabilmente. Anche se tu non vieni da una località di mare, sei bergamasca, sì. No, se non sbaglio, quindi... Sì, esatto. Forse anche ami il mare anche per questo magari. Sicuro. Senti, poi tuo malgrado probabilmente sei salita agli onori della cronaca non per questioni sportive ma per un braccio di ferro tuttora in corso con la federazione. Prima una squalifica di 7 mesi, poi è arrivata un'altra squalifica di 7 mesi, ma di questo parleremo. Facendo una veloce cronistoria, ecco, non ci addentreremo in una questione legale che è ancora aperta. Diciamo che, correggimi se sbaglio, i rapporti con la federazione iniziano un po' ad incrinarsi per presunti tweet che sarebbero stati pubblicati sul tuo profilo nei confronti di Lissandro Carvaio, l'ex commissario tecnico della nazionale di beach. Pretesto? Ma assolutamente sì, io uso i social network da quando sono nati, sono tesserata in federazione da 17 anni e non ho mai avuto un problema disciplinare o di comportamento o di dichiarazioni. Oh, premessa, sei tesserata con la federazione da 17 anni e hai fatto tutta la trafila perché sei partita dalla pre-juniores, mi raccontavi. Sì, io ho fatto una nazionale pre-juniores indoor, ho fatto una nazionale seniores e ho fatto la nazionale beach volley, quindi penso di aver avuto anche grande considerazione da parte di questa federazione, non mi sono mai comportata male. E mi è dispiaciuto molto che loro per motivi extra pallavolistici di conflitti tra di noi hanno cercato di rovinarmi la reputazione facendo credere delle cose che ancora tuttora sono al vaglio delle sedi competenti, perché nonostante la prima squalifica riguardo a questo stia per finire, finalmente sono riuscita ad arrivare a un grado di giudizio fuori dalla federazione che io spero e voglio che faccia giustizia, perché questi tweet non sono veri, sono presi a pretesto, non sono riferiti a nessuno della federazione e devono smetterla di insistere a dire questa cosa. Per chi non lo sapesse, insomma, l'insulto sarebbe, usiamo il condizionale, appunto, di stampo razzista. Poi, Greta, un infortunio, no? Una lombalgia in allenamento, allenamenti federali, visto che ricordiamo, particolare fondamentale, che c'è un rapporto contrattuale con la federazione. Invece, la federazione risolve il contratto, tu ti sei trovata praticamente sola e abbandonata, possiamo dirlo, senza cure, e da lì è iniziato l'avvertenza. Diciamo che sola e abbandonata lo ero anche prima dell'infortunio, nonostante ci fosse un contratto in essere, quindi non lo stavano rispettando.
In più hanno rescisso un contratto in maniera illegittima durante un infortunio, cosa che in qualsiasi tipo di lavoro non si può fare se stai male, e hanno rifiutato di curarmi sempre durante l'infortunio. Quindi è nata una serie di dispiacevoli situazioni che io giustamente voglio tutelare nelle sedi opportune, e questo ha dato molto fastidio a loro. Ebbene, non c'è dubbio. Ricordiamo tra l'altro che il beach volley in Italia vivrà un appuntamento importante a giugno, se non sbaglio dal 2 all'8, con gli europei di beach volley al Foro Italico. E gli appassionati anche per questo hanno cominciato a raccogliere delle firme, una vera e propria petizione anche su Facebook per riavere Greta in nazionale. Non lo so che tipo di soddisfazione è questa, però insomma vedere che del tuo caso si stanno occupando un po' tutti i media e i tifosi sono vicini a te, credo che possa essere confortante, anche se l'amarezza resta, credo. Ma sinceramente il mio obiettivo non è tornare in nazionale, a me non interessa giocare per loro, per la federazione, a me interessa giocare per l'Italia. Siccome questo sport ha delle regolamentazioni che lo permettono, come fanno tantissimi atleti di beach volley, io voglio semplicemente tornare a giocare in maniera privata per l'Italia. Penso di essere una gran rappresentante del beach volley e non è giusto che io non possa essere all'europeo quando ne ho già vinto uno due anni fa e quest'estate era la numero uno in Europa come giocatrice. Quindi vietarmi per dei problemi che comunque sono disciplinari, secondo quello che dicono loro, di giocare in campo, è una forma di onnipotenza, di smania di potere che secondo me loro stanno mostrando e che nessuno sta bloccando. Oh, c'è anche un'altra precisazione: nel frattempo il commissario tecnico della nazionale beach volley è cambiato, non c'è più Lissandro che è andato in Kazakistan, c'è Paulao, il quale ha detto, secondo me inevitabilmente, che se tu un giorno risolvi le tue controversie il posto per la nazionale è assicurato. Io direi ci mancherebbe altro. Ma lo direi anch'io, insomma, sono nel pieno della mia carriera e i risultati parlano per me, nel senso non voglio essere vanitosa, però quando qualcun altro vincerà più di me magari si meriterà il mio posto. La cosa che a me lascia non sconcertato, perché non bisogna sorprendersi di nulla in questo nostro paese, è il fatto che esiste in linea generale un principio giuridico che è sacrosanto un po' in tutti gli ordinamenti, che è quello della presunzione di innocenza. Qui c'è stato qualcosa di diverso. Che giudizio puoi dare tu proprio, che l'hai vissuta anche, che lo stai vivendo proprio sulla tua pelle? Ma quello che, siccome tante persone non lo sanno, tanti tesserati, ma anche tante persone normali, quello che succede nelle federazioni, ed è quello che Malagò sta cercando di modificare con la nuova riforma della giustizia, è proprio il fatto che in federazione loro decidono un po' come gli pare. Allora loro dicono: tu sei colpevole per noi e da domani tu sei squalificato, senza poterti difendere, senza poter dire la tua o avere, come hai detto tu, una presunzione di innocenza. Loro ti dichiarano colpevole, colpevole sei. Non funziona così. Non funziona così, noi abbiamo 3 gradi di giudizio, qualcuno quello, dicono che sono anche troppi, però comunque sì, affinché non c'è la sentenza definitiva in Cassazione. Ma in più devi avere una prova di quello che dici, non è che la presunzione, io dico, secondo me tu hai fatto questo, allora basta, sei squalificato. Ma io a chi lo devo gridare che non è vero? Intanto io sono 4 mesi e mezzo che non posso lavorare, non posso giocare, perché loro mi stanno vietando di fare questa cosa per delle presunzioni. Se puoi dircelo, la vostra linea di difesa è proprio questa? La tua linea di difesa? Io ho sempre negato qualsiasi cosa di cui mi hanno accusato, perché non sono vere queste cose. Quindi col mio avvocato adesso abbiamo deposto il ricorso all'Alta Corte del CONI, dove appunto dimostriamo il fatto che non si può considerare una persona colpevole per una presunzione di colpa. O hai una prova che questo è successo o non puoi squalificarmi. L'amarezza principale da cosa nasce? A parte il fatto che la riconoscenza non è di questo mondo. Ma io non mi aspetto riconoscenza, perché quello che ho fatto l'ho fatto per me e perché sono un atleta che si è sempre allenata per raggiungere determinati risultati. Quello che mi lascia più amarezza è che ci sia un abuso di potere. Non è giusto dare il potere nelle mani di chi non lo sa gestire. In questo momento c'è un abuso di potere, mi dispiace dirlo. Perché io mi sento abusata in questo momento. Nessuno mi sta tutelando, neanche il CONI, che mi auguro lo faccia adesso, è riuscito finora ad intervenire, ma perché c'erano delle leggi vecchie che non lo permettevano. Sul tentativo di Malagò, che sto seguendo anch'io, un tentativo lodevolissimo, l'unico dubbio è se veramente riuscirà a fare una riforma radicale della giustizia sportiva, che è assolutamente, secondo me, necessaria. Ma poi, scusa, permettimi di dire questa cosa, che io penso che se una persona sbaglia a livello comportamentale, quindi a livello, io ho avuto dei contrasti con delle persone all'interno della federazione, non posso pagare sul campo. Sono due
ambiti completamente diversi. Io non ho fatto niente allo sport, non mi sono comportata male, non sono dopata, non ho fatto scommesse e sto pagando sul campo. Ma fatemi pagare in una sede laterale, fatemi una multa, mandatemi, non lo so, in sede civile, ma sì, non sì. C'entra il campo. Tu dici, io comunque se ho sbagliato, il che è tutto da verificare, ho sbagliato dal punto di vista disciplinare, dal punto di vista sportivo ed agonistico ed etico, sono perfettamente in regola, quindi ho diritto di giocare, cercherò ovviamente di difendere le mie ragioni, anche perché io te lo dicevo anche a microfoni spenti, di fronte a certe situazioni ci sono due vie, o fare battaglia dall'inizio alla fine oppure accettare supinamente, come nello sport qualche volta è successo. Come io ho visto fare recentemente da alcune persone. Poi ognuno è diverso, quindi c'è chi accetta e sta zitto e chi non ci riesce, io non riesco. Adesso vedremo insomma come andrà questo ricorso, credo che sia questione di giorni. Sì, ho chiesto corte anche il processo veloce proprio perché non contenti che il 13 maggio sarebbe finita la prima squalifica, me ne hanno dato un'altra. Di sette no? mesi. E a gennaio avevano cercato di darmene un'altra di nuovo, che però... Sette mesi che significa stagione ovviamente compromessa, finita. Ma certo, ma perché era il loro obiettivo, me l'avevano dichiarato e lo stanno portando avanti. Io lo sapevo già. C'era anche un audio, no? Che poi è girato anche parecchio, ma tralasciamo anche perché credo che sia una cosa... Poi un'altra cosa che vorrei dire, che colgo l'occasione che non l'ho ancora detta, io ho chiesto in due occasioni di aprire un procedimento all'interno della Procura federale, cosa che ogni tesserato può richiedere, come sta facendo la Procura verso di me. Sono stati tutti e due bypassati, non sono stati aperti, nonostante una mia denuncia con dei fatti. Come mai? La legge non deve essere uguale per tutti, certo. Anche nella Procura sportiva? Assolutamente, assolutamente. Senti, in questo momento tu ti stai allenando privatamente, diciamo? Sì, sto facendo quello che posso, perché ovviamente... È difficile allenarsi, fare una programmazione quando non so quando potrò entrare in campo. So, avevo una compagna che ho dovuto lasciare andare perché non ho idea di quando posso giocare. Mi stanno facendo dei danni irreparabili. Gli sponsor che stavano entrando sono in stand-by perché non sanno quando giocherò. Quindi loro stanno giocando molto su questo, sul lasciarmi senza sponsor e senza compagna. Però, visto che viviamo in un mondo globalizzato e che le vie del Signore sono infinite, ho letto anche che stai meditando decisioni... Non vorrei dire clamorose, perché anche qui lo sport in passato ha visto atlete che sono cresciute sportivamente nel proprio paese, ma che hanno gareggiato sotto altri colori. La cosa che ti volevo dire, tu stai pensando seriamente a questa cosa e è l'extrema ratio rimanendo in campo giuridico, cioè è l'ultima chance oppure potresti farla a prescindere? Ma sinceramente non è l'ultima chance. Se io, quando io riceverò l'occasione giusta, sicuramente vado, però... Voglio prima avere giustizia qui, cioè a me interessa far capire che io qua non ho sbagliato, cioè io andrò avanti in tutte le sedi nonostante sia una cosa costosa anche a livello economico, perché sono tutte procedure, avvocati, così io voglio dimostrare la mia non colpevolezza, dopodiché se avrò comunque un'offerta da un altro paese andrò. Dopo l'alta corte di giustizia del CONI si potrebbe anche ricorrere alla giustizia ordinaria, sì. Ci stai pensando? Sì, assolutamente. Io... Quindi vai fino in fondo comunque? Sì, io anche con l'avvocato parlavo, c'è un tribunale europeo dove si può andare per i diritti del lavoratore, perché questo è il mio lavoro, mi stanno impedendo di lavorare. Cioè se domani si svegliano e dicono tu hai detto un'altra cosa e mi risqualificano, cosa facciamo? Non posso più lavorare? No, certo, certo, assolutamente. Questo sì, è... Io sono anni che faccio solo questo nella vita e perché è il mio lavoro, ognuno sceglie il lavoro da fare, no? E loro me lo stanno impedendo. E te lo impediscono quasi quotidianamente, insomma, sì. in tutte le situazioni possibili e immaginabili. Cosa ti sta lasciando questa vicenda, oltre l'amarezza? Ma mi sta lasciando la consapevolezza che, allora, a volte io sono risultata antipatica a alcune persone, ma perché sono una persona molto selettiva. Quando io capisco la falsità e quando capisco che le persone non sono vere, io non voglio essere simpatica. E questo è successo spesso nel lavoro, perché nel mondo dello sport purtroppo c'è tanto agonismo. E per me l'agonismo... Significa andare in campo per batterti, anche se sei un mio compagno di squadra, anche se sei in nazionale con me. Questo ha creato dei malumori, no? Perché magari alcune ex compagne, non di coppia ma di nazionale, possono dire che sono antipatica. A me non mi importa nulla. Io sono una persona che guarda in faccia solo le persone vere. Purtroppo nello sport non ce ne sono tante, ma è giusto che sia così. Come in tutti i lavori, nessuno è amico del suo rivale. Beh. Quindi sentir dire, ah, perché lei aveva un caratteraccio, sì, avevo un caratteraccio perché voglio vincere, io voglio vincere, ma lo faccio sempre nel modo pulito, non in modo sporco. Basta. A proposito di cinque cerchi, ci sarebbe un grande obiettivo, non è vicinissimo, ma parliamo del 2016 Rio de Janeiro, tu non sei giovanissima, ma sei ancora abbastanza giovane per essere molto competitiva, quindi... Assolutamente, Walsh May ha 35 anni appunto, e vuole andare a vincere la quarta Olimpiade, appunto, quindi... per il beach 31 anni è un'età perfetta, eh.
Secondo me, per il tuo carattere, proprio per il fatto che hai magari intuito che qualcuno voleva farti smettere, adesso ci metti. Ma rimaniamo in termini marchigiani, ancora un po' più tigna per andare Bravissimo. Guarda, avanti. io già sono una competitiva che volevo andare a Rio per vincere la medaglia che pensavo si potesse fare con la mia ex compagna. Adesso, passato il periodo peggiore che è stato questi mesi, non vedo l'ora di entrare in campo, ma io so che probabilmente non avrò una compagna subito pronta per andare a vincere, perché ci vogliono mesi di esperienza, però voglio andare e provare a fare il massimo, che sia il quinto posto, che sia il primo o il nono, però ho proprio voglia. Senti Greta, però in Italia, a parte te e Marta, il resto, adesso non è che seguiamo quotidianamente i beach volley, però è abbastanza, il panorama è abbastanza povero, o meglio, ci sono delle giocatrici, ma non all'altezza di competizioni internazionali. Com'è un po' la situazione da questo Ma punto di vista? giocatrici ce ne sono poche, ma anche perché secondo me il beach volley non è stato mai sviluppato abbastanza. Ci sono giocatrici di pallavolo che probabilmente sarebbero anche adatte per il beach, però non lasciano, perché il beach volley è uno sport di rischio. Io ho rischiato quando ho lasciato, infatti adesso mi ritrovo quasi col culo per terra, insomma, no? E purtroppo non ci sono tante giocatrici, anzi, finora nessuno ha dimostrato di poter fare più di me e Marta. Io mi auguro che cambierà la situazione, però non la vedo molto rosea, per il futuro. Sulla pallavolo indoor, che sicuramente ha vissuto giorni migliori, come la vedi? Ma io sono un pochino fuori, sinceramente, lo ammetto, ho visto più la pallavolo maschile che femminile. Mi dispiace molto che tante giocatrici devono andare all'estero per guadagnare, perché obiettivamente l'Italia è in un momento di crisi e si fa fatica a fare questo professionalmente quando non hai delle entrate. Io mi auguro che la crisi che comunque ha l'Italia in questo momento, e quindi anche lo sport di conseguenza, passi, perché è un peccato, perché la pallavolo italiana è sempre stata molto forte nel mondo. Ti faccio una domanda sulla pallavolo maschile, so che la segui anche per motivi di amicizia con qualche giocatore, in modo particolare con il capitano della Lube Ivan Zaitsev. È una squadra che a livello di risultati ha deluso, anche se ha delle potenzialità, l'ha dimostrato anche domenica in casa con Piacenza, enormi. Che pensi? Questa squadra riuscirà a far togliere qualche soddisfazione ad un pubblico chiaramente obiettivamente un po' deluso? Io penso di sì, purtroppo non è detto che quando sei il più forte vinci, perché la palla è tonda e quindi bisogna giocarsela ogni volta. Io credo che hanno un bel percorso davanti da fare, hanno vinto la regular season, hanno giocato bene con Piacenza, quindi magari questo li spronerà a far bene sicuramente. Comunque, ritornando, visto che siamo alla parte finale della nostra trasmissione, ti vedo serena e determinata. Io non so se sei più serena o più determinata, però sono questi i tuoi stati d'animo attuali Sono in più prospettiva futura, più determinata, credo. determinata che serena, perché come dicevo anche in altre interviste, sto abbastanza male, nel senso che quello che si vede non è poi come sto io dentro, perché comunque sia mi stanno facendo un danno enorme. Io non volevo essere conosciuta per questo agli occhi delle persone. Però sono determinata perché sono una che non molla, quindi non so quanto durerà, però io non la mollo. Abbiamo capito chi ti fa la guerra, chi ti sta vicino invece in questi momenti? Al di là dei tifosi che stanno facendo questa petizione, che invitiamo anche noi ad associarsi, diciamo così. Poi Mi stanno vicino le persone che avevo vicino prima, né in una certe in più. situazioni si Diciamo che ho vedono anche. selezionato bene già prima, mi sa, perché le persone che immaginavo non mi sarebbero state vicine non lo sono state, infatti. Anche perché certe situazioni, insomma, rafforzano i legami veri e attenuano o eliminano quelli che erano un Bravissimo. po' Io superflui, dico diciamo così. Questo sempre meglio soli che mal accompagnati. è un vecchio adagio che ha sempre valore. Andiamo a vedere il quadro delle partite del campionato di Serie 1 femminile, 20ª giornata, riposo in questo fine settimana la Foppa Pedretti Bergamo. Le partite in programma sono un Endo Yamamay Busto Arsizio Frosinone, Rebecchi Nor Meccanica Piacenza Igor Gorgonzola Novara, Ornavasso Conegliano, Banca di Forlì Robur Tiboni Urbino, quindi trasferta per la formazione marchigiana a Forlì contro una squadra ormai virtualmente retrocessa, Liugio Volley Modena, poi Mica Salmaggiore. Ieri sono iniziati i quarti di finale playoff scudetto del campionato di Serie 1 maschile, tra poco vedremo il servizio su gara 1 tra Cucine Luve, Banca Marche e Verona. Le partite del prossimo fine settimana di domenica saranno le seguenti: Calcedonia, Verona, Cucine Luve, Banca Marche e Macerata. Attenzione, questa partita si giocherà alle 20:30 di domenica sera con diretta su Radio Cuore. Arbitri Santi e Saltalippi per la concomitanza di una partita di calcio.
Anche qui la decisione francamente ci pare un po' sconcertante, la partita è alle 15 e il match di pallavolo è stato posticipato alle 20:30, quindi 5 ore e mezzo dopo. Comunque sia, ne prendiamo atto. Le altre gare saranno Casa Modena di Atec Trentino, Città di Castello Piacenza e Cuneo Sirsefti Perugia. Ora vi lasciamo ai servizi, come vedete il servizio di Lorenzo Ottaviani sulla gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto tra Cucine Lube e Verona, e da seguire la gara 3 degli ottavi di finale del campionato playoff del campionato di Serie 2 che si è giocata mercoledì sera, servizio a cura di Manolita Scocco tra Bichem Potenza Picena e Caffè Aiello Corigliano. Io ringrazio Greta Cicolari, ti faccio un grande in bocca al lupo per la tua vita, per le tue cose, continua così perché chiaramente, veramente bisogna andare fino in fondo sulle cose nelle quali si crede. Grazie, crepi il lupo. In bocca al lupo e per la pallavolo, per il beach volley, speriamo veramente di rivederti presto in campo perché sei un piccolo grande patrimonio del nostro beach volley che non si può disperdere così per questioni, diciamo, per certi versi anche assurde. Vi lascio ai servizi, appuntamento a venerdì prossimo, arrivederci a tutti. Ciao a tutti. La Cucine Lube Banca Marche Macerata si aggiudica a gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, superando davanti a 1780 spettatori la Calcedonia Verona.